Bella raga, ciao a tutti, come andate Veneziano? Ciao a Boston, ultima partita della regular season, 57-24 il nostro record, secondi per pochissimo da Cleveland, dalla prossima si va ai playoff NBA da secondi campioni di divisione. Veramente una stagione meravigliosa, grande stagione, chiudiamo nel meglio questa ultima partita di regular season, 82esima partita, il cui prova subito un triplone e subito errore, vabbè. Zeller, primo rimbalzo per Veneziano che chiude a un 9-3 di assist, ragazzi. This should make them even stronger. Bellissimo. Peccato che non tira lo stronzo. Infatti sbagliamo. Non l'avevo capita questa giocata. Va bene. Dopo non l'ho capita. Ma va bene. Voglio fare dei grandi playoff, ragazzi. Le possibilità di vincere il titolo non sono impossibili. Però credo che dobbiamo fare una dei playoff strepitosi. Stavolta Zeller la mette i primi due punti nel carniere di Boston. Eccolo qua il cume amato da tutti, dalle donne, da chiunque, anche degli avversari. Il cume. Yes! Bravi ragazzi. Madonna, che Miami, raga. Se non mi vendono giocatori, si può creare la dinastia, raga. Che stoppone, raga. Che stoppone di Bosch. Signori, super Bosch. Dai, Salinger. Occhio, Zeller, il porco di Zeller, che Zeller è un porco, ragazzi, lo sapete, Zeller è the pork. Buono, madonna, quanti errori questi primi due minuti di partita. Oh, yes, first assist in the game. E bravo Deng, va in lunetta con il tiro libero supplementare, lo mette a segno. Guys are looking for a spark here. Thomas. Yeah, I mean a cold stretch offensively. Zeller. They desperately need a basket. That's grande rimbalzo. Il cume è cominciato dalla grande. Vai. Deng. Peccava il rimbalzo anche offensivo. Però me la stop. Non è più rimbalzo offensivo, ancora problemi. Oh la 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 la. Vai cume subito. Niente, ragazzi, sto chiudendo la stagione con una delle migliori prestazioni in carriera. Già tripla doppia, 18 punti, 10 rimbalzi, 10 assist, 3 palle recuperate, addirittura 4 triple messe a segno. Sto chiudendo la stagione al meglio con Boston, comunque, non è impossibile. Ma ogni tanto vengono fuori prestazioni sublimi del Cume. Solo rete, quinta tripla per il Cume. Quinta fottutissima tripla per il Cume, che ha 78 di overload. Ma è finito, no, quinto fallo, no. Ma questa è la nota dolorosa, sto rischiando. Fallo, non l'ho capito, ma posso fare. Devo stare attento adesso. 5 triple, ragazzi, 5 fottutissime triple. Mi sto preparando al meglio per i playoff. Ricordo che il livello che per chi me l'ha chiesto è All Star. Che è quindi il terzo livello, ragazzi. Cioè, non è poco. Solo che il Cume si è ambientato abbastanza bene su questa NBA. Abbastanza, oserei dire. Cioè, più su è proprio infattibile, ragazzi. Comunque queste partite qua, cioè, io cerco di farvi vedere anche le partite migliori, ma questa veramente non ha precedenti. È una tripla doppia già al terzo quarto. Pressione. Con Boston ho già fatto una super partita, mi sembra. Che finta del Cube. Ecco, ho un po' esagerato, onestamente. Ho preso un po' troppo dal Cube. Devo stare a non far farlo adesso. Guarda, i tifosi di Boston se ne sono già andati. Dai, tira. Mamma, che stoppata. Vai, che roba nostra. Vai, che roba nostra. Divertiamoci, Beppe, divertiamoci. Ecco, appunto.
dopo registro faccio le cappelle. Allora, anche sto padre del cuore, veramente c'è un session. Ci stiamo divertendo adesso. Boston sta tentando, non so neanche di cosa fare. Young. Cosa vuole fare? Che cazzo, che triplone. 90-55. Sì, i playoff saranno durissimi, ragazzi. Cioè, prevedo partite epiche. Bravo, Bosch. Mamma mia. Come stiamo giocando bene? Mamma mia, che squadra che abbiamo creato. Miami sta tornando grande, altro che LeBron James. O Shaquille O'Neal prima. Fallo di Rozier. Ma che roba nostra. No question about it. No flop there. That was a direct shot to the chest. Freak passes to Bosch. Mamma, sono i tiri di Bosch. Di Bosch. Sono i tiri di Chris Bosch. Dalla media distanza, così non ne sbaglia uno. 21-10-11. Sono i rimbalzi che sono incredibili per il culo. Non avevo mai visto un play fare così tanti rimbalzi. Stockton right side. And it's good. Bello Stockton. Attenzione, c'è il figlio nero di Stockton. Yeah, terrific play right there. Great strength to finish. Buon libero. That's exactly how it should be done. Get the bump. Dai, come le gare, concentrate on the shot and you'll get the bucket too. Perry Jones is checked in for Damari. Mamma, vabbè, ma ragazzi, ma è irreale questo come. È irreale questo cume, è veramente irreale. È quasi beffardo questo cume. Tanto che sta partita la stiamo massacrando i Boston. Mamma mia, se li stiamo massacrando! Li stiamo massacrando. I tell you what, any team will take that. I mean, if you're shooting over 50%. Ma sì, tira. Tanto che se fanno un punto, riprendiamo un altro rimbalzo. Mamma mia, come si cambia da fenomeno dell'NBA, ragazzi. Ho due trofei che posso anche vincere, questo è un po' difficile, qua ho sbagliato. Infatti. L'ho un po' forzato, volevo il sesto, la sesta tripla, volevo 41-7 nel campo da 3. No, e non posso neanche stoppare. Rischiamo di fare il sesto fallo. È un cubo che fa un po' cadere. È l'ultima partita dell'anno. E poi playoff. Non vedo l'ora, cavolo, della seconda stagione. No, Bosch, no, schiavori. Certo che veramente. Cioè, il cume ha la poesia nelle mani. Eccola. The Heat shooting well. 50% from the floor. Here's Freak. Missile. And the three off target. The Celtics are gone. Sto perdendo la media da 3, ma d'altronde ne ho fatti 5, volevo farne di più, volevo fare il record che non mi ricordo quanto. Grace. No luck. No, ragazzi, ma oggi veramente è una roba irreale. Dishes to Freak. Pass to Bosch. Winslow kicks to Ennis. Stiamo giocando un basket fuori dal normale, fuori da tutto, cioè. Mamma mia, che cume, ragazzi. Mamma mia. Kicks it to Jones, pass to Rozier. Cranes it from behind the arc. Bello. Bello, bello. Sento non li stiamo più marcando perché ormai pensiamo a tutte le statistiche, però. Bosch, the screen. Madonna, no, ste palle perse, tutte adesso le sto perdendo. È veramente il mio punto più debole, cioè le palle perse, 6 palle perse. Diciamo che una media di 2 palle perse e mezzo in realtà, però soprattutto in queste partite qua, dove sono con squadre comunque inferiori, che voglio strafare, questi sono i risultati. Vai ragazzi, ultimi secondi della regular season della seconda stagione NBA del Cume. 194, 23 punti, 13 rimbalzi, 14 assist. La miglior partita della storia del Cume finora. Tanto del Boston veramente poca cosa, eh?
Madonna, ma perché? Ma perché? Record negativo, veramente, ecco, nell'ultimo quarto ho perso 6 palle, Fioi, cioè, che spo. 6 palle, perso in un quarto, record mondiale del culo. Va bene, dai, possiamo anche accettarlo. Ormai è vinta la partita, diciamo che ho un po' mollato. E chiudiamo questa regular season con un MVP con una prestazione incredibile, anche se ha fatto 9 palle perse. E Miami vola da seconda e da campione della divisione ai playoff. Andiamo a vedere un po' le statistiche. L'MVP di quest'anno dopo Kevin Durant lo scorso anno, chiaramente parliamo della stagione come Indiana, è LeBron James, 82 partite, 24-2 di media, rimbalzi 6-7, assist 8-8, matricola dell'anno 2017, senso Salvaderi, che chiaramente è un giocatore generato. Sesto uomo, il Cubeda Veneziano, che si becca il primo vero trofeo della carriera. Difensore dell'anno, DeAndre Jordan. Rivelazione dell'anno, ancora il Cubendone Veneziano, ragazzi, con 82 partite, 14,6, 6-0, 9-5, stagione meravigliosa. Allenatore dell'anno, Doc Rivers. Quintetto NBA, primo quintetto NBA, Westbrook, Lillard, James, Durant, Gasol. Secondo quintetto NBA, Jordan, Harden, Irving, Anthony, Gasol, Howard. Terzo quintetto NBA, John Wall, Marco Arlit, ossia il Cubenda Veneziano, Rudy Gay, Gordon Hayward, Al Horford, in inglese puro. Primo quintetto difensivo, Butler, Wall, James, Green, Jordan. Secondo quintetto difensivo, Westbrook, Allen, Duncan, Glitzkrich, Howard. Primo quintetto matricola, Salvaderi, Gardner, Folk, Doug Hart, ciao. E tutti gli altri, ragazzi, il quadro playoff, noi dove siamo? Oddio, piccolo vaneggio cumendiano, noi siamo contro gli Orlando Magic per questo primo turno dei playoff NBA. Raga, un saluto dal cumendone abbastanza pazzo veneziano. Ciao!